a tutti, oggi siamo tornati su Cuphead con mia sorella questa volta, ma state tranquilli perché giocherò da solo, lei si è messa soltanto a guardare, perché fare i boss in due è impossibile. E oggi si continua con la nostra campagna incredibile, dove siamo arrivati da nessuna parte, siamo ancora alla prima isola, siamo arrivati qua a questa running gun impossibile dove ieri sono successe cose. E dopo che sarà completata, quindi tra pochi minuti si spera, faremo il fiore e poi si va nella seconda isola. Quindi comunque nel primo episodio non è andata proprio malissimo. E direi di non perdere tempo di iniziare, perché tanto ci... cosa c'è? Non lo so, mi sorella mi indica cosa, vabbè. Dicevo, perché ci farà perdere tantissimo tempo sto livello. Allora, cerchiamo di giocare abbastanza chill, quindi non corriamo subito come abbiamo fatto lo scorso episodio. Ok. Adesso prendiamo la moneta. Ok. No, ecco, questo è quello che non doveva succedere. Sì, sto panicando, ok. Allora, adesso te ne vai. Ovviamente c'è l'insetto. È pure qui, è 2 pieno. Ok, moneta presa. Allora, questa parte vabbè, la faccio così, tanto per non rischiare. Comunque abbiamo 2 di vita, quindi cerchiamo di tenerceli. Comunque no, caro mio brothers, ieri ho tirato dei, cioè ho fatto delle pro playerate incredibili. Beh, non l'avevo sempre fatto così, eh. Noi, però in 2 anche loro hanno il doppio della vita, quindi sai. Comunque, lasciando questo discorso. Moneta, insetto morto e colpiamo questi tronchi inutili. Allora, poi nello scorso episodio avevamo sconfitto il boss. Ovviamente ero affrettato, non ho aspettato che la visuale si muovesse, sono andato e sono morto. Non ci voglio pensare. Ok, cerchiamo di non fare cavolate nei limiti del possibile. Ok. Ora qui c'è la moneta. Ok. Ok. Dai, ci siamo. Ecco questo. No. Ok. Ora io non so se questa abilità ti velocizza anche l'attacco. Però vabbè, la uso a priori. Ok. Dai, ci abbiamo 2 di vita comunque. Dai che sei morto. Dai, sei morto. Cioè, devi ammetterlo, sei morto. Oh. Visuali quando vuoi. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Sì, sono stata zitta un attimo perché c'è mia sorella che mi fa i versi, ovviamente. Per colpa sua ci sono 2 video registrati, mai caricati. E fatevi tutto molto. Comunque, HP bonus 2 che non è niente male. 3. Volete d'oro 5 su 5 per il 0, ma ok. Grado di meno perché ci ho messo troppo tempo, anche perché me la sono oscillata, ma vabbè. Ragazzi, abbiamo 6 monete, dai. Andiamo a comprarci qualcosa in the shop. Il cuore. Il cuore? Il cuore! Il cuore mi prende adesso. No, prendi quello lì che c'ho io. Questo? Roundabout? No. Come? Qual era? Io il Sarge, non so cosa sia. Non lo so. No, quello che ho io e devo sparare all'indietro per poter... questo è. Ma c'è già quello automatico. Anche se questo è molto buono. Insomma, la vita extra. Quindi ho la vita extra. Non lo so. Sì, così non è la pena. Purtroppo non abbiamo 4 monete, quindi niente. Vabbè, adesso ci facciamo il fiore. Tanto io che almeno, scusate. Dai, qualcosa ci si può fare lo stesso. Allora, qui c'è sto coso. Il falegname, il taglialegno, quello che vi pare.
che insomma c'è sto fiore, avete capito tutto. Possiamo andare. Ok, dai, questo in realtà io e mia sorella l'abbiamo affrontato, cioè ci abbiamo messo tanto, ma non è stato tra i più difficili, ecco. C'è stato di peggio. E non ho assolutamente preso tanto. Allora. Yeah. E chi è che si è fatto prima? Quello si è fatto prima, due secondi fa. Ah sì, quella del tronco? Lì ci abbiamo messo 3 anni. No, del tronco, fatto noi prima. Ah sì. Ah, certo, in questi episodi andremo a giocare il livello del castello di dolci, quella roba là, insomma. Avete capito? Come? Ma che stai dicendo? Vabbè, insomma, avete capito cosa sto dicendo? Quel livello, esatto. Quello lì è ore che ci proviamo in due. È impossibile. Cioè, non è una cosa fattibile. Dai, potresti anche darmelo. Perriabile, dai! Lo volevo perriare. Vabbè, comunque, dai, primo tentativo, siamo verso la fine, quindi ci va bene così. Per ora niente scleri. Che è da qualcosa. Ok, puoi anche evitare di farmi tasche comunque. Okay. Perché ce l'abbiamo già. Tra virgolette, ma ce l'abbiamo. Ok, primo per rifatto. Adesso cerchiamo di eliminare queste piante inutili. Ok, dai. Ah, ma io non ho equipaggiato il cuore. Dai, raga, io non ci posso dire. Quando l'avevi fatto? Ancora ste carote, basta. Non si può, è illegale. Ok, se me lo dai subito per via. Bile. Non sto parlando, ma raga, sto panicando tantissimo. Dai! Me la ma... Cioè, dai, ero già... Avevo appena fatto il salto. Come dovevo fare? Cioè, no, non ha senso. E fatemi uscire. Oh. Esit to map. Fatemi equipaggiare il cuore plus. Perché se no, non ci si fa. Vai, possiamo andare. Speriamo bene. Dai, con 4 di vita non si può perdere. No. Perché se perdo con 4 di vita sono scandaloso. Ok. Niente piranha. Che piranha. Sono le piante carnivore fake di Super Mario. Allora, ok. Ok, bene. Ah, posso usare l'attacco supremo. Ok, dai, non dovrebbe... Da... No, raga. Se perdo così... Cioè, da piangere, cioè, sono veramente scalzo. Con 4 vite non puoi andare a perdere un livello di genere. Raga, ditemi come dovevo fare. Cioè, ditemi come dovevo fare. Ma se sono tutti qui. Non è possibile, con 4 di vita. Con 4 HP. Dai, raga, ma perché mi viene da saltare quando attacca di sopra? Non lo perdo nemmeno perché, raga, tanto ci danno il rank più basso, ma chi se ne frega, dai. Ok, vabbè, l'ho perriato. Ok, secondo attacco supremo e l'abbiamo vinto. Ok, dai, boh, sto registrando da 13 minuti, ovviamente con i tagli e tutto durerà. Ma l'hai fatta la palla? Quella blu. Sì, l'ho fatta nel primo episodio al primo colpo, no, secondo. O terzo, vabbè, ci è voluto poco. Comunque, perdi 3 su 3. Ok, va bene. Grado a meno, regà. Ah, male. Va bene. Non lo so. Ok, grazie. Un altro contratto l'abbiamo preso. Adesso, prossima isola. Ok. Sì, salve. Non vi sto a tradurre o leggere niente perché no. Ok.
perché sono in due se tu sei uno? Adesso. Dai, ma perché la storia del gioco è così, sono due loro. Ma va! Allora ma è così. Ma però giochi in uno. E che vuol dire? La smetti di fare questi discorsi quando stai registrando? Lo fai apposta. No. Allora smetti. Gli fai sempre. Allora, io di qua allo shop non lo so dove si trova e non so nemmeno se si può tornare indietro. Comunque, vediamo quante volte sono morto, questo ce lo dice in teoria. 22 volte. Io quante volte sono morto? Cioè, io e mia sorella, questo tipo 1059, l'ultima volta che ci abbiamo controllato. Sì, ma vabbè. Cioè, no, è assurdo. Voi che... Voi non sapete. Vabbè, è più difficile. Allora, là dietro abbiamo una running gun che ci dà 5 monete. Ah, devi fare quello sul treno. E qua dietro abbiamo un altro running gun. E sinceramente questo, quei dolci è impossibile. O almeno a mia sorella non ci riusciamo mai. Questo pure. Io sinceramente vado a fare quello Luna Park. Ma ti devo dire, Luna Park forse è un po' più semplice rispetto agli altri due. Ascolta, non devi rompere. Volevo perriare la fiorella. Vai. Ok, che poi se va per alcune c'è una lampadina da mettere e te la buttano per terra. Dai, sti paperelle. Ecco, quello automatico può essere buono, ma anche no. Cioè, dipende. Ok, dai, sei morto. Dai, sti paperelle. Ok, vabbè, sì, adesso abbiamo perso, però, raga. Questo livello l'abbiamo provato anche io e mia sorella veramente tantissime volte. Ecco qui quello automatico, non so se è effettivamente buono, perché insomma ci sono sti cani ovunque, boh. Forse sì, forse no, non lo so. Non so che era perriabile, ma secondo te ho uno di vita e questo livello che abbiamo fatto più volte voglio rischiare. Dai, raga. Dai, eravamo a fine fase, dai, mi ci posso abituare. Mi ci posso abituare, 4 di vita, dai. Il problema è che so... ecco, ottimo. Il problema, dicevo, so queste paperelle all'inizio che ti fanno perdere un botto di vita. Lanciano ste lampadine e te neanche le colpisci. Ok. Però abbiamo ancora 3 di vita. Ok. Bene, paperella, va giù. Ok, ecco, questa c'è la lampadina. Bene. Adesso paperelle. Ciao ciao. 3 di vita, seconda fase. Dai, raga, non è malissimo. Cerchiamo di eliminare tutti i cani. Dai, raga, ma perché non ho fatto il dash? Ok. Sti cani. Ok. Dai, quanta vita c'hai ancora? Ma poi quanto sono brutti sti cani, tutti sdentati e anche dentati, ma vabbè. No, fate il dash per sbaglio. Vai, che rischio. No, non me l'ha fatta verso l'alto. Beh, effettivamente non si può fare verso l'alto. Non ci ho pensato. Vabbè, seconda fase fatta, abbiamo uno. Cos'è sta roba? Dai, no, questo non me lo ricordo. Quella fase non me la ricordo. Quella fase non me la ricordavo. Ecco, adesso arriva il treno. E poi il treno, tra virgolette, però vabbè. Allora, adesso arriva il cavallo. Cosa fa? Dio. Ah, sì, ora mi ricordo sta fase. È molto brutta. Ah, c'ho il cannone potentissimo. Poi il cannone potentissimo, raga, cioè... si chiama proprio così. Ecco, questo è brutto. Questo è piuttosto brutto. Dai, quanta vita mai ci avrà? Ok, è già morto. Tante fasi, ma deboluccio. 3 di vita, raga. 3 di vita. Ok. Che cosa succede? Questa non me la ricordo. Questa deve... ah, sì, ok, ok. Fattibile. Fattibile. Ma confusionaria. Mi confonde tantissimo. Adesso dovrebbero uscire le rane. Ecco, le rane. No.
Ah, mi sparano le rane? Veramente? Questo non lo sapevo, non me lo ricordavo. Che le rane mi sparassero, non me lo ricordavo. Ecco, qui questa abilità però la possiamo utilizzare effettivamente. Dai, è morto, dai, è morto. Dai. No, raga, no, raga. È morto? Sei morto, te lo ricordo io, sei morto. Te lo posso ricordare io, stai tranquillo, fra... Dai, dai, cosa stai... Dai, era morto, era morto. Era morto, dai, raga, ma cosa stiamo dicendo? Eri morto, non ti ricordi? Eri morto, eri morto, eri morto. Ok, la paperella... No, non la posso più perdere una volta colpita. Dai, ho fatto il salto troppo corto. No, raga, dai, non ho fatto il dash perché c'era la paperella con la lampadina. Questo gioco... Cioè, la prima fase è bruttissima. La prima fase è impossibile, dai. È impossibile la prima fase. Cioè, almeno è impossibile non prendere danni nella prima fase. Anche se prima ce l'ho fatta, ma è stato un miracolo. Ok, la più chill secondo me è la terza, quella col cavallo. Ci prenderò danno lo stesso perché è inevitabile, però secondo me è quella più semplice. Dai, così però non si può prendere danno, così no. Dai, è spunato lì, cioè dai, ma lì è spunato il cane, ma come dovevo fare? Dai, raga, no. Ecco, no, adesso c'ho paura però. Ecco, adesso invece ti fa male. Raga, ma stavo facendo l'attacco! Ma il gioco come può pretendere di farmi fare la super... Se mi... Dai, raga, ma c'avevo i cosi sotto. C'avevo i cosi sotto. C'avevo i cosi sotto. C'avevo i cosi sotto. Non potevo andare da nessuna parte. Comunque, dai, raga. Si può fare. Ok, comunque andate a leggere la community perché l'ultimo sondaggio, cioè nell'ultimo sondaggio insomma vi spiego anche diciamo un po' di cose, poche ma le essenziali diciamo. Infatti da domani sarò al mare in vacanza per una settimana, quindi usciranno tipo penso un video di The Battle Cats preregistrato e basta, quindi poca roba, quindi avete una settimana un po' vuota dal punto di vista del mio canale, però non ci posso fare niente. Mi porterò Cuphead dietro, quindi comunque continuerò a fare pratica, quindi tornerò una settimana più forte, cioè una settimana di tempo più forte, credo abbiate capito. Vabbè, insomma, ritornerò più forte di prima e speriamo bene. Allora raga, io adesso ho 4 di vita, fase finale, quindi abbiamo vinto, per farla breve. Ok, ora io vorrei soffermarmi un attimo su queste rane perché sono veramente odiose. Anche se in realtà non lo so se conviene perché poi passa il treno e ci pensa lui. Però allora raga, adesso ho pochissimo. Dai, no raga. Ok, cosa ho fatto? Sono salito sul treno per sbaglio. Raga, quanta vita c'ha sto coso? Mi sta facendo panicare tantissimo. Mi sta... Che stai dicendo? Che stai dicendo? Era morto, era morto. Basta, mi suicido, basta. Basta, ho già perso troppa vita, fammi... Ammazza. Ok, bravo, bravo. Raga, no. No, così non si può giocare. No, ma vieni un po' più avanti. Cioè, dammi spazio. Dammi spazio. Ma c'era la paperella. C'era la paperella.
voglio giocare a un gioco più caldo. No, c'era il treno, me l'ero dimenticato. Ok. Mori, sei già morto. Ho fatto una quantità di danno, spropositato. Ammetti che sei morto. Ammettilo. Ok, sei morto. Sei morto? Non adesso che c'è il treno, ti prego. Ok. Adesso, 3 di vita. Io ho sbagliato perché non ho usato quest'arma. Devo usare quest'arma. Perché gli fa un sacco di danno. Qua quell'altra non ne ha fatto buono. Ecco, così da regalo l'ho già sconfitto. Quest'arma qua è letteralmente OP, cioè è rotta. È illegale. A parte quando salti perché non ti prende nulla. Però per il resto quest'arma qua è illegale. Ecco, uno di vita. Ho perso uno di vita. Ci sta. Adesso posso perdere un altro uno di vita. Ok? Vabbè. Ce l'abbiamo fatta! Era uno stiracchiamento. Delusione livello 3000. Beh, raga, almeno ce l'abbiamo fatta. Ben meno, ma almeno ce l'abbiamo fatta. Poi c'è chi si accontenterebbe di una D, però... Nel senso. Io non sono uno di quelli. Allora, ci ha aperto il passaggio. Che cosa vado a fare io? Vado a fare la run and gun. Mi sembra ovvio. Ecco, questa run and gun non la conosco. Fatemi vedere. Mai vista. Questa è mai vista su... Cos'è? Cos'è? Cosa devo fare? Ah, ho capito! No, raga, questa non l'ho mai fatta. Ora ho capito come funziona. Ma ci sono le macchine, come facevo? Scusa. Come faccio? Non ho capito. No, non ho capito. Ma le posso sconfiggere? Ah, la posso sconfiggere? No. Ah, sì, invece. Se la colpisco la testa. Ok. Allora colpiscila la testa. Però questo automatico fa schifo. Ok. Cioè, oddio, fa schifo. È fortissimo, però. Ok, bene. No, è semplice. Tra virgolette. Bene. Ok. Dai, sul serio? E qua giù chi c'è? E questo? Ah, ecco. Non lo so che verso era. Ma era un verso. Mamma mia. Bene, 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 bene. Oddio. No. Fermati. Fermati, cosa succede? Cosa sta succedendo? Oddio. Ok. Fermo. Raga, no. Raga, no. No. Fermati. 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 Ti prego. Cos'è sta roba? No, raga, cosa devo fare? Devo uccidere? Cos'è? Raga, cos'è? No, raga, sto panicando tantissimo. Cosa devo fare? Non so neanche se ho preso tutte le monete. Spero di sì. Cosa sei? Un boss. Mini boss. Fai schifo. Esplodi. Vabbè, se sparisci il tanto di sotto, non sei tanto intelligente. Come pensavo. Ah, sei tornato. Ok. Allora mi metto di sotto, non mi faccio tanti problemi. Raga, sta running gun è peggio di quella del tronco. Forse è più semplice, ma mi sta facendo panicare che voi non avete idea. No! Non ci posso credere, dai! Ero alla fine, di nuovo, sempre alla fine. Raga, sempre alla fine. Esplodi!
Dai, ma ci sono quelle, non puoi ucciderle. Sì, le posso sconfiggere. Allora, dai, c'è di peggio. C'è di peggio. Ok. Dai, più o meno sto capendo il funzionamento di questa rana. Ok, il problema è che non ho, diciamo, ok, questa arma non ha abilità buone, cioè non ha abilità buone in questo livello, non ha proprio un'utilità, cioè l'abilità di quest'arma in questo livello non ha minimamente un'utilità. Comunque abbiamo 2 di vita e non 1, che è già qualcosa. E io vi ricordo che sono partito con 4 di vita. A sondità. Dai, però. Ecco, questo non me l'aspettavo. Cos'era? Un missile! Ok. C'è uno di vita di nuovo. Oh, ma ci sono inseguito dai missili. No, questa parte è bruttissima. Cioè, devi fare proprio in fretta. Dai, regà, ma non è possibile! Io ad editare il video dello scorso episodio ci sono stato mezz'ora, ok? Ci sono stato mezz'ora! Mezz'ora! Ad editare questo video ci starò 3 ore. Perché qua voglio fare un sacco di boss. Cioè, non è che posso fare una run and gun e 2 boss in un video. No, 2 run and gun e un boss in un video. Perché non ha senso. Devo prendere la moneta, gioco? Ok. No. Quando vuoi, eh? Ok. Ok. Colpisci la papera. Colpisci le figlie. Prendi questo. Lascia abbiamo 3 di vita. Non è malissimo. Basta che lui esploda. Ok, dai, si è andato anche bene. Già morto? Ok. Allora, ecco, questa parte invece mi fa tanta, tanta paura. Poi ci sono i missili, le piume missili, sono delle piume forma di missile, che fanno i missili, fanno da missile in questo livello. Ok, non so cosa ho fatto, non l'ho nemmeno fatto apposta, ma va bene. Ok, ecco questa parte, bruttissima. Questa parte, mamma mia. Ok, adesso ti ho sconfitto a te pure, anche se eri irripariabile. Ecco, te adesso devi esplodere malissimo. È arrivato un cono, ma va bene. Partito da qualche parte un cono. Ma va bene così. No, devo fare così. Devo fare così. Ok. No, ok, proprio niente. Ti metti di sotto. Dai, regà, è fattibilissimo. C'ho 3 di vita. Ok. Non lo so se ritornerà più volte perché io mi sembra che qua ci sono rimasto. O no? Eh sì, qui sono morto. Perché sono cascato come ho fatto adesso. Colpiscilo. Colpiscilo. Dai. Ok, bene. Ok. Esplodi. Ok. No! No, regà! Dai! Ma come si fa questa running gun? È un'ora che ci sto provando. Basta, basta. Non c'ho più voglia di questa running gun. Datemi soltanto i soldi. Datemi solo sti soldi. Basta, mi servono quelli. Nient'altro.
esploditi. Devi esplodere malissimo. Ok, muori. Ok, vai. Raga, sto correndo perché sono fermo qui, penso da mezz'ora, e soltanto cioè, vabbè, avete capito che faccio schifo, perché sto morendo malissimo. Sto pagliaccio! È impossibile! Come si fa sta parte? Ditemi come si fa sta parte. Cioè, no, il cono. Non mi vuoi sparare pure il cono, ma lo capisci che c'è già quel mini boss e stiamo al contrario, sto panicando. Se mi lanci pure il cono. Cioè, cosa pretendi? Cosa pretendi da me? Dimmelo. Perché non lo so. Salta. Salta. Dov'è il mini boss? Parte terza. Ok, è qua. Questa parte... fatto perdere già due volte questo punto, perché qua casco di sotto per sbaglio, poi adesso mi sto pure grattando, fermo, mi sto grattando, dai, esplodi. Ok, bene, aspetta adesso. Ok, questa è bruttissima. Come si fa sta parte? No, muori. No, raga, io ho paura di sto coso. Ok. Ok. Vabbè. E ora? Ah, così. Ok. Vai. È morto, dai. Sei morto. Sei morto. Sei morto. Ah, così. Bravo! Oh, raga, basta. Non me ne frega niente della bimeno. Raga, fatemi andare un attimo a vedere che ora è. Proprio un secondo, vado a vedere che ora è. Perché mia sorella è a posto. Che ora è? Ok, 11:22. Sto registrando da un sacco di tempo e faccio un altro boss e ga, mi fermo. Allora, possiamo comprarci due poteri. Ben due poteri. Aspetta, mi si tornava indietro da qua. Ok. Però il negozio dov'è? Non lo so. Mi sa che mi tocca tornare indietro. Torniamo indietro. Allora, cosa mi compro? Di sicuro Roundabout. E questo, perché è fortissimo. Credo... Ah, no, è questo il Crackshot. Ma non è quello. Allora, che cosa ho comprato? Cioè, allora... questo lo so qual è. Questo qual è il combo? Non lo so, regalo proprio. Zero money, si va, avanti. Mi porto dietro... Dai, sì, la lascio. Perché voglio provare a fare non il genio. Il genio ce lo lasciamo per il prossimo episodio perché ho i traumi. Perché ho provato a farlo con mia sorella senza... Cioè, con scarsi risultati. E quindi però lo lascio lì. Piuttosto provo a fare questo. Questo è ora che io e mia sorella apriamo a farlo, non ci si riesce mai. Però, raga, è così. Ah, è questo. No, è bruttissimo da utilizzare qua. Qua non serve a niente, raga. Allora, questo comunque è un boss che ti manda tre mini boss diversi, casuali. Sono sempre diversi. Sono di 5 tipi, ok. Questo è uno dei più scarsi, secondo me. Ok, anche questo è uno dei più scarsi, ma infame, perché questo letteralmente va a random.
e ti viene addosso proprio a volte, non ha senso. Però è anche bello scarso. Fatemi provare l'abilità però. Bello, interessante. Penso che faccia un bel po' di danni, quindi vai. Attenzione alle caramelle che ci sono per terra, perché sono veramente cattive. Ecco, questo è il boss più forte di tutti. Questo è il boss più forte di tutti. Questo è il boss più forte di tutti. No, mi spara pure lei dal castello. Esplodi, dai. Raga, io questa non la so fare. Mi spara pure dal castello, ma come si deve fare? Ok. Raga, sto panicando. Non volevo fare il parry. Non volevo fare il parry. E ora? E ora come faccio? Ok. Raga, sto panicando tantissimo. Aiuto! No! Basta spararmi! Ok, adesso fase finale. Questa è impossibile. E qui serve per forza quest'arma, perché sennò... Ecco, questa io non la so fare. Ti spara la sua testa, letteralmente. Il problema è che quando arriva la girandola, questa roba, questo lecca-lecca, sta liquirizia, non lo so come si chiama, è un problema perché non puoi più stare di sotto. Basta lanciarmi la tua testa. Dai. Basta, fermati. Esplodi male. Ok, bene. Ok. Terza fase. Raga, due di vita come prima. Cerchiamo di sopravvivere perché sì. Ecco qua forse. No, fa schifo, non lo so. Il problema è che queste teste non è che si possono uccidere. Allora dici, sai, ci vuole un po' di colpo ma le puoi uccidere. No, non si possono uccidere. Non le puoi proprio buttare giù queste teste. È un disastro. Dai, ma c'è la piattaforma troppo lontana. Come prendendevi? Cioè, come dovevo fare? Gioco? Mi devi... Ecco, questo è facilissimo. Questo è facilissimo. Mia sorella lo odia, ma... Per me è facilissimo. In due è più difficile, ma da solo dovrebbe essere letteralmente inutile. Cioè, è letteralmente la cosa più semplice di questo mondo. È più difficile per un bicchiere d'acqua, veramente. Ok, beh. Ancora siamo full vita. Dammi il cupcake. Dammi il cupcake. Raga, questa ti fa perdere tutta la vita. Questa è illegale. È impossibile. Che poi queste caramelle non le ho neanche mai mangiate tutta la mia vita e neanche mai viste. Però non sono tipo quelle caramelle di Halloween, boh, non lo so. Sento rumori strani. Cos'è sto rumore? Ma che è? Boh. Mi stanno entrando in casa. Allora, quanta vita c'hai, cosa? Dai, amore, sei morto. Sei morto. Oh. Raga, 3 di vita, terza fase, dai. Ecco, il cioccolato mi va bene. Il cioccolato mi va piuttosto bene. Non lo so, sto rumore mi sta facendo panicare una scaterva. Già sto facendo caped, no? E sai che sto facendo caped e mi metti pure i rumori brutti. Dai, no! Ce l'avevo quasi fatta, dai, gioco, basta. Esplodi. Fiat. Ok, adesso devo avere paura. Mi lancia la sua testa. Basta, basta, leva quella testa, leva quella testa, leva quella testa. Rimettisela anche se ce n'hai 50, però. Ma poi finiscono le teste. Sei infinita. E stai ferma. Sì.
Ce l'ho fatta! Dai, è così. Mamma mia, che incubo, regà. Che incubo! HP bonus 1, non me ne frega niente. Perry 0, non me ne frega niente. Supermaster 5, che schifo. Grado C. C più. Che schifo. Ragazzi, si gode tantissimo. Vediamo che cosa c'è di qua. Ci abbiamo questo. E che cosa vuoi? Non lo so. Ah, il negozio è di là. Per sbloccarlo devo fare proprio il livello che non ho ancora fatto. Poi di qua c'è un uccello. No, l'uccello. Quello lo odio. E basta, raga. Io mi fermo perché sto registrando probabilmente da un'ora e mezza. E quindi dovrò fare dei tagli spaventosi, enormi. Editare un sacco. Cioè, un incubo per me. Ma dettagli. E beh, ciao ciao!